Statale 18 trasformata in una discarica a cielo aperto, una distesa di rifiuti che si estende per più di un centinaio di metri e che accoglie tutti coloro che da nord fanno ingresso nella cittadina della Costa Viola. La discarica si trova a Ceramida di Bagnara Calabra e non è un bel biglietto da visita. All'interno vi si trova di tutto: pezzi di mobili, sanitari, vetri, copertoni, materiale proveniente da lavori edili, ingombranti, di tutto e di più, insomma. Malcostume, inciviltà, degrado, incuria, mancato controllo, cassonetti che attirano soggetti con pochi scrupoli, che depositano i rifiuti senza preoccuparsi del grave danno arrecato all'ambiente e al territorio. Arriva la stagione estiva ed è emergenza ambientale con gli abitanti della piccola frazione di Bagnara Calabra che non ci stanno a diventare la discarica di tutto il territorio circostante. Nelle scorse settimane era stata annunciata una qualche forma di protesta, soprattutto per evidenziare il degrado in cui si trova quel tratto di strada, ma poi non se n'è fatto più nulla. Dal 2 di luglio partirà la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale e gli abitanti di Ceramida sperano che la situazione migliori. In ogni caso, spetta agli organi competenti ripulire e bonificare l'aria e soprattutto attivarsi per impedire il deposito incontrollato dei rifiuti. La speranza, che è sempre l'ultima a morire, è che al più presto venga tutto ripulito per evitare che la situazione possa peggiorare.